Un attimo, un istante e iniziamo. Allora, rimetto sulla pagina del libro di testo, il numero 30, comincio a leggere il testo, poi magari se avete il libro cartaceo, se c'è qualche problema a schermo, lo potete leggere da lì. In una tappa del Tour de France, un ciclista parte da fermo con 5,0 secondi di ritardo rispetto ad un altro concorrente. Il percorso prevede un primo tratto in salita lungo 1,0 km. Il ciclista che parte per primo, anch'egli da fermo, procede un'accelerazione costante di 0,40 metri su secondi al quadrato. Quello che parte per secondo mantiene un'accelerazione costante di 0,50 metri su secondi al quadrato. Chi arriverà per primo in cima alla salita? Prima domanda. Con quanti secondi di vantaggio sull'altro? Noi abbiamo già svolto problemi di sorpasso, però nel caso di moto uniforme. Questo è un nuovo problema di sorpasso, però con moto uniformemente accelerato. Per certi aspetti il problema è semplificato dal fatto che entrambi partono dalla posizione della linea di partenza, e con velocità nulla. Quindi si tratta di due moti uniformemente accelerati, con accelerazioni diverse, ma con velocità iniziale nulla in tutti e due i casi. Sappiamo anche che lo spazio da percorrere è quello in salita che vale 1 km, quindi prendiamolo come destinazione. Allora, noi abbiamo un'accelerazione numero 1 che vale 0,40 metri su secondi al quadrato e un'accelerazione numero 2 che vale, anzi chiamiamoli A e B perché poi 1 e 2 ci serviranno eventualmente per altre cose. Accelerazione A è 0,40 e accelerazione B uguale 0,50 metri su secondi al quadrato. Quello che cambia è anche l'istante di partenza, e di questo dobbiamo tenerne conto. Il primo parte subito, diciamo quando il cronometro segna 0, il secondo invece parte con 5 secondi di ritardo. Quindi diciamo che per il primo si ha che l'istante iniziale TA0 vale 0, mentre per il secondo TB0, l'istante iniziale, o possiamo semplicemente chiamarlo T0, visto che il primo è nulla e quindi non ci serve. Vale 5,0 secondi. Ora dobbiamo scrivere le equazioni del moto del primo e del secondo corridore. Si tratta del moto uniformemente accelerato, quindi voi intanto buttate giù l'equazione nel caso generale, che coinvolge la posizione iniziale più la velocità iniziale per il tempo meno l'istante iniziale, più un mezzo accelerazione per il tempo meno l'istante iniziale, tutto elevato al quadrato. Questa è l'equazione nel caso generale, ora noi la dobbiamo adattare ovviamente al nostro caso. Nel nostro caso, per entrambi i corridori S0 è nulla e anche V0 è nulla, quindi c'è soltanto il termine al quadrato, con il tempo al quadrato, solo che T0 non è la stessa per entrambi e anche l'accelerazione ha valore diverso per i due corridori. Quindi per la posizione del corridore A e per la posizione del corridore B valgono le seguenti relazioni. Per A abbiamo un mezzo accelerazione di A per il tempo al quadrato senza il valore di T0 perché è nullo, mentre per il corridore B abbiamo un mezzo accelerazione B per il tempo meno T0 elevato al quadrato. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo capire chi arriva prima e con quale distacco. Per capire chi arriva prima, dobbiamo per entrambi i corridori capire in quale istante di tempo la distanza percorsa vale 1 km, che è la distanza in cui si trova la fase finale, il punto di arrivo del primo tratto del percorso, quello in salita. Di conseguenza, imponiamo che la distanza sia 1 km in entrambi i casi e otterremo due istanti di tempo diversi, l'istante di tempo per il primo corridore e l'istante di tempo per il secondo corridore. Cominciamo con il primo. Per il primo abbiamo, imponendo che SA sia uguale 1 km, otteniamo un mezzo accelerazione per il tempo al quadrato uguale SA. E quindi il tempo al quadrato è uguale a 2 volte SA fratto l'accelerazione, e quindi il tempo impiegato dal primo corridore per arrivare a destinazione è la radice quadrata di 2 volte SA fratto l'accelerazione.
Sostituiamo i valori numerici in nostro possesso e abbiamo 2 volte per 1 chilometro, cioè 10 alla 3 metri, fratto un'accelerazione di 0,40 metri su secondi al quadrato. Vediamo come i numeri, come siamo combinati. Sopra abbiamo 2 per 10 alla 3, sotto abbiamo 4 per 10 alla meno 1, il che significa che ci ritroviamo con 2 fratto 4 per 10 alla 4. Controlliamo le unità di misura, metri e metri va via, rimane secondi al quadrato che diventa secondi fuori dalla radice. 10 alla 4 diventa 10 alla 2 fuori radice e invece 2 quarti diventa un mezzo, sotto radice diventa 1 fratto radice di 2. Per questo magari prendiamo la calcolatrice. 1 diviso 2 radice uguale 0,707, quindi 0,71 ha due cifre significative. E abbiamo quindi 0,71 per 10 alla 3 secondi, cioè 710 secondi. Questo è il tempo impiegato dal primo corridore per arrivare a destinazione. Alla 2, prof. Per 10 alla 2, sì, scusate. C'è un errore, quindi sono 71 secondi. Lo correggiamo subito. 71 secondi, quindi 1 minuto e 11 secondi per intenderci. 710 in effetti era assai per percorrere 1 km. Andiamo a prendere il secondo istante di tempo e avete per il secondo la seconda equazione in cui è contenuto il ritardo. Quindi imponendo che SB sia uguale ad 1 km. Allora, adesso dobbiamo imporre che questa distanza sia pari ad 1 km, SB, e otteniamo invertendo t-t0 al quadrato uguale 2 volte SB fratto l'accelerazione, e quindi t-t0 uguale alla radice quadrata di 2SB fratto AB, e otteniamo per l'istante di tempo B la seguente espressione. Dobbiamo sommare al ritardo t con 0 la radice quadrata di 2 volte SB fratto A con B. Mettiamo i numeri, per il ritardo sappiamo che sono 5,0 secondi, più la radice quadrata di 2 volte per 1 km si ripropone, quindi abbiamo 10 alla 3 metri, fratto l'accelerazione che stavolta è 0,50 metri su secondi al quadrato. Numericamente oltre i 5 secondi abbiamo la radice quadrata di 2 quinti per 10 alla 4 secondi al quadrato. 5,0 secondi più il 10 alla 4 diventa di nuovo 10 alla 2 secondi e 2 quinti sarebbe 0,4, quindi significa facendo la radice quadrata 0,63 0,63 per 10 alla 2, il che significa che abbiamo 63 secondi più 5, cioè 68 secondi. Questo è il tempo di arrivo del secondo corridore. A questo punto si capisce anche chi è arrivato prima. Quello che è partito in ritardo ha sì 5 secondi di ritardo, ma ha un'accelerazione più alta, quindi riesce a sorpassare il primo corridore nel corso della salita e arrivare in cima prima del corridore A. E questa era la prima domanda. Poi vuole sapere con quanti secondi di vantaggio sull'altro, e sappiamo anche questo, visto che la differenza è 71 secondi e 68 secondi, la differenza è 3 secondi, che è il risultato che vi propone il libro di testo. Quindi, utilizzando l'equazione del moto nei due casi, adattata, abbiamo la risposta al quesito. Benissimo, allora facciamo un passetto avanti allo studio del moto del proiettile, per il quale è necessario capire come funziona la sovrapposizione di moti su direzioni diverse, in particolare la scomposizione sugli assi X ed Y. Nel caso del moto del proiettile vi trovate a descrivere un moto in cui la componente orizzontale e la componente verticale obbediscono a leggi diverse. E allora cerchiamo un attimo di chiarire. Mettiamoci prima nel caso semplificato di un proiettile che venga lanciato orizzontalmente. Quindi voi avete un punto materiale
ha una velocità iniziale descritta da un vettore orizzontale. Supponiamo che sia v0. A questo punto fissiamo un sistema di assi cartesiani in cui l'origine è piazzata nel punto di partenza del nostro proiettile. Quindi fissiamo un asse orizzontale sulla velocità iniziale e poi un asse verticale. L'asse verticale può essere indifferentemente orientato verso l'alto o verso il basso. Io lo sto orientando verso l'alto perché di solito si fa così, ma non è obbligatorio. Orientando verso il basso l'asse cambia qualche segno, ma le conclusioni rimangono sostanzialmente le stesse. Allora, a questo punto, una volta scomposto il nostro sistema di riferimento nei due assi x ed y, dovremo scrivere le leggi del moto separatamente per la componente x e per la componente y, cioè la posizione vettoriale S deve essere scomposta nella ascissa x, nella ordinata y, espressi in funzione del tempo t. Ora si può osservare una cosa: l'accelerazione a cui è sottoposto un corpo che è sotto l'azione della forza di gravità è rivolta, come sapete, verso il basso, lo sappiamo già perché noi abbiamo trattato il moto di un corpo che si muove in verticale, il moto dei gravi. Quindi voi avete l'accelerazione di gravità che è un vettore g rivolto verso il basso. Per quanto riguarda la definizione del vettore accelerazione, valgono considerazioni simili a quelle che abbiamo adottato per il vettore velocità, cioè il vettore accelerazione è il rapporto tra la variazione della velocità e il tempo, intesa come prodotto del coefficiente 1 su delta t per il vettore variazione della velocità. Quindi da un punto di vista formale, l'accelerazione è il prodotto di un numero per un vettore. Chiaramente una cosa che dovremo vedere più chiaramente quando trattiamo il vettore accelerazione è che la variazione della velocità può essere una variazione non solo in termini numerici, ma anche in termini di direzione. Cioè, se la velocità cambia direzione verso l'alto, verso il basso, cambiano le sue componenti, si ha un'accelerazione. In questo caso l'accelerazione è costante, questo è di fatto un moto uniformemente accelerato ma bidimensionale. In particolare, siccome l'accelerazione è soltanto la componente verticale, succede che voi avete un'accelerazione che ha le componenti ax e ay diverse. La componente x è 0 perché l'accelerazione è soltanto verticale, mentre la componente y vale quanto l'accelerazione di gravità. E qui interviene però il verso che abbiamo dato all'asse verticale. Siccome è rivolto verso l'alto, invece l'accelerazione è rivolta verso il basso, la componente verticale dell'accelerazione vale meno g. Allora, una volta che conosciamo i valori dell'accelerazione, possiamo subito trarre qualche conclusione. Laddove l'accelerazione è nulla, sappiamo che siamo in presenza di un moto uniforme. Laddove l'accelerazione è diversa da zero ma costante, abbiamo un moto uniformemente accelerato. Quindi ci ritroviamo con la composizione di un moto uniforme sull'asse orizzontale e di un moto uniformemente accelerato sull'asse verticale. Ci siamo? Quindi a questo punto noi conosciamo già come sono fatte le equazioni del moto nei due casi. Per quanto riguarda il moto uniforme, sappiamo che dobbiamo fare posizione iniziale, che è 0 perché abbiamo piazzato l'origine nel punto di partenza, e poi velocità per tempo. Quindi mettiamo la componente x della velocità iniziale moltiplicato il tempo. Dimenticavo che anche la velocità va scomposta, quindi la nostra velocità iniziale vettoriale va scomposta nelle due componenti x e y, e per quanto riguarda quella iniziale, la componente x in questo caso è diversa da 0 e vale esattamente v con 0 perché stiamo lanciando il proiettile in orizzontale, e invece la componente y è 0 sempre perché la velocità all'inizio è orizzontale. Invece, per quanto riguarda il moto uniformemente accelerato sull'asse delle ordinate, avendo la velocità iniziale nulla sulla componente verticale e la posizione iniziale nulla perché l'origine è il punto di partenza, c'è soltanto il termine 1 mezzo ay per t al quadrato, ovvero meno 1 mezzo g per t al quadrato. In questo modo abbiamo le equazioni per la posizione. Queste due equazioni messe insieme ci dicono quanto valgono rispettivamente le coordinate x e y del nostro punto materiale man mano che passa il tempo.
Noi prendiamo un istante qualsiasi, che ne so, dopo un secondo, mettiamo un secondo nella prima equazione, un secondo nella seconda equazione e sappiamo in quale posizione x, y si trova il nostro punto materiale. Quindi possiamo scrivere per le equazioni della velocità, intanto mi ricopio quelle della posizione in un'altra pagina, io vado a riassumere. La componente x e la componente y mi danno rispettivamente v0 per t. Ho scritto V0 e non V0x perché sappiamo che V0x è uguale a V0 in questo particolare caso. E qua abbiamo meno un mezzo G per T al quadrato. Invece, per quanto riguarda la velocità, Vx e Vy, sulla componente x la velocità non cambia e vale sempre V0, che è il valore iniziale, perché in orizzontale abbiamo un moto uniforme. In verticale, invece, abbiamo la legge del moto uniformemente accelerato anche per la velocità e quindi abbiamo un meno g per t, che è l'espressione comunemente utilizzata per la velocità nel moto uniformemente accelerato. Queste quattro equazioni descrivono il moto di questo proiettile lanciato in orizzontale. Possiamo, per esempio, risolvere alcuni esercizi mettendo dei casi numerici. Ecco, a pagina 302 ci sono alcuni esempi. C'è l'esercizio numero 12, lo vediamo. Un proiettile, sparato orizzontalmente dalla cima di una montagna, descrive una traiettoria parabolica la cui equazione y uguale 1,22 per 10 alla meno 4 metri alla meno 1x al quadrato rispetto ad un sistema di assi cartesiani con asse x diretto orizzontalmente nel verso della velocità iniziale e l'asse y diretto verticalmente verso il basso. È l'origine della posizione iniziale del proiettile. Quanto valgono modulo e componenti cartesiane della velocità dopo 20,0 secondi dal lancio? Allora, intanto su questo esercizio è stata fatta una scelta leggermente diversa rispetto alla nostra per quanto riguarda l'orientazione del sistema di riferimento. Qua l'asse cartesiano sul verticale l'ha orientato verso il basso. Noi per il momento rimaniamo con la nostra scelta, potremo rispondere comunque alle domande dell'esercizio. Qui c'è l'equazione della traiettoria. Che cos'è? L'equazione della traiettoria è un'equazione che lega fra di loro x. Sì. Lo Il numero 12 non c'era? so, l'ho preso io come esempio per Ok, il non moto avevo del sentito la proiettile. parte prima, E per non lasciare la teoria sguarnita di esempi numerici, è solo questo. Allora, praticamente noi abbiamo le nostre conclusioni per quanto riguarda la posizione e la velocità. Nell'esercizio vi dà un'informazione, vi dice che c'è un'equazione che descrive la traiettoria. Che cos'è questa equazione? È un'equazione che lega senza l'incognita tempo la coordinata x e la coordinata y e serve a descrivere la forma della traiettoria sugli assi cartesiani x e y. L'equazione io la scrivo, la prendo dall'esercizio, scrive y uguale 1,22 per 10 alla meno 4 metri alla meno 1. Io la scrivo numericamente e poi vediamo cosa vuol dire. Y uguale 1,22 per 10 alla meno 4 metri alla meno 1 moltiplicato x, vediamo se ci siamo, x al quadrato. Sì. Vi faccio notare che la dimensione metri alla meno 1 per questo coefficiente è corretta perché quando sostituiamo metri ad x viene fuori metri quadri, moltiplicando per metri alla meno 1 risulta fuori metri anche per la y. Comunque, che cos'è questa equazione? Scriviamola in una forma generica come y uguale k per x, dove k per noi è questo coefficiente numerico. Dobbiamo capire cosa rappresenta k. Per farlo, partiamo dalle nostre equazioni sulla posizione, quella che rappresenta la legge del moto sull'asse orizzontale e quella che rappresenta la legge del moto sull'asse verticale. Le due equazioni ci danno le posizioni su x e su y in funzione del tempo. Per ottenere un'equazione di questo genere che non contiene l'incognita tempo, dobbiamo trattare questo come se fosse un sistema di due equazioni in due incognite ed eliminare l'incognita tempo. In particolare, dalla prima equazione voi potete ottenere il tempo come rapporto tra la posizione x e la velocità iniziale v0. Dopodiché, questo valore del tempo lo andate a sostituire nella seconda equazione e ottenete così un'equazione che contiene le incognite x e y. E otteniamo y uguale meno un mezzo g per x su v0 al quadrato.
Ora svolgiamo il quadrato e abbiamo meno un mezzo g x al quadrato fratto v0 al quadrato e quindi isolando x al quadrato abbiamo meno g fratto due volte v0 quadro per x al quadrato. L'equazione che abbiamo ottenuto ha questa forma, y uguale meno g fratto due volte v0 quadro x al quadrato. Guardate questa equazione. E guardate questa. In questa ho commesso un errore, qua c'è x al quadrato, giusto per saperlo. Se le confrontate, sono la stessa equazione a condizione di indicare con K questa variabile. O meglio, è una costante, non è una variabile. Contiene l'accelerazione di gravità e il valore della velocità iniziale. Quindi sappiamo che il valore di K ci fornisce informazioni sulla velocità iniziale, può essere usato per questo motivo. In pratica, conoscendo il valore di K, possiamo trovare V0. E se dobbiamo risolvere l'esercizio, tanto per cominciare, ci serve conoscere il valore della velocità iniziale, quindi lo andiamo a ricavare dal valore di questa incognita K. Noi sappiamo che, solo una cosa però, nell'esercizio, siccome c'è una differenza nella scelta del sistema di riferimento, qua dice che l'asse verticale lui l'ha diretto verso il basso, noi invece l'abbiamo diretto verso l'alto. Questo determina la differenza di segno. Da noi infatti c'è un segno meno. In quella proposta dal libro di testo il segno meno non c'è, quindi noi lo andiamo ad aggiungere tenendo conto della nostra scelta del sistema di riferimento. Mettiamo un meno qui e un meno qui. In questo modo noi sappiamo che K per noi ha il valore positivo G fratto 2V0 quadro e possiamo ricavare V0 invertendo la formula. V0 quadro uguale a G fratto 2K e quindi V0 uguale alla radice quadrata di G fratto 2K. Mettiamo i numeri, lo facciamo nell'altra pagina magari. Per l'accelerazione di gravità vediamo che precisione è richiesta nell'esercizio, sono tre cifre significative, quindi mettiamo 9,81 metri su secondi al quadrato e sotto abbiamo 2 volte per 1,22 per 10 alla meno 4 metri alla meno 1. Vi faccio notare che a questo punto metri e metri alla meno 1 non si semplificano ma si rinforzano e mi danno metri quadri. Per cui poi sotto la radice mi ritrovo con metri quadri su secondi al quadrato. E invece per quanto riguarda i numeri, il 10 alla meno 4 diventa 10 alla 4 al numeratore, poi ho 9,81 fratto 2 volte per 1,22, quindi significa 2,44. Fuori dalla radice abbiamo metri su secondi, il 10 alla 4 diventa 10 alla 2, dobbiamo vedere solo quanto fa il rapporto 9,81 fratto 2,44. 9,81 diviso 2,44 e otteniamo 4,02. Lo riportiamo, radice di 4,02. Verrebbe all'incirca 4 la radice, però c'è quello 0,2, la terza cifra significativa la dobbiamo lasciare, quindi riprendiamo in prestito la calcolatrice e facciamo 4,02 sotto radice, ci fa 2,004. Di fatto la terza cifra significativa viene 0 anche nell'approssimazione. Per cui anche a tre cifre significative abbiamo 2,00 per 10 alla 2 metri su secondi, che è il valore della velocità iniziale. E con questo noi siamo in grado eventualmente di descrivere il resto. Per esempio, nell'esercizio ci chiede, non ho preso il libro di testo, eccoci qua, quanto valgono modulo e componenti cartesiane della velocità dopo 20,0 secondi dal lancio. Noi abbiamo i presupposti per poter fare questo calcolo. Sappiamo che la velocità iniziale vale 20, 2 per 10 alla 2 mi significa 200 metri al secondo. Dopo 20 secondi utilizziamo le equazioni della velocità e precisamente dobbiamo utilizzare adesso queste due. Vx
e vale V0, che è il valore che già conosciamo, mentre VY deve essere calcolato mettendo 20 secondi al posto di T. Quindi per quanto riguarda VX, vale V0, ovvero 200 metri al secondo. Invece per quanto riguarda VY abbiamo meno G per T, cioè meno 9,81 metri su secondi al quadrato per 20,0 secondi. Semplifichiamo le unità di misura, ci viene metri al secondo e otteniamo, moltiplicando per 10 verrebbe 98,1, moltiplicando per 2 ci viene, rotto per 2 viene 19,62, quindi meno 196. 196, sì. 196 a tre cifre significative metri su secondi. Se confrontate sono abbastanza simili il valore della componente X e della componente Y. Il segno meno sta a indicare ovviamente che la componente Y è rivolta verso il basso. Quindi, volendo un po' concludere i nostri risultati, la velocità iniziale è un vettore rivolto in orizzontale. Questa è V0, mentre la nuova velocità è così fatta. Avete una componente orizzontale che non è cambiata, è sempre uguale a V0, quindi la rappresento con la stessa lunghezza, più avete una componente verticale che è quasi uguale a V0, è appena appena più corta, numericamente abbiamo visto che sono uguali, questa è VY, e chiaramente la somma vettoriale di queste due componenti mi permette di sapere quant'è e come è orientata la velocità finale. La velocità finale è un vettore rivolto verso il basso parzialmente e obliquo. Quindi il proiettile chiaramente man mano che procede curva la sua traiettoria verso il basso e questo è intuitivo. Quando lanciate un sasso da una determinata altezza, chiaramente dopo un po' comincia a cadere. Segue una traiettoria parabolica. E se vogliamo sapere quanto vale la velocità in totale, dovete applicare il teorema di Pitagora, cioè la radice quadrata di vx al quadrato più vy al quadrato e vi ritrovate con la radice quadrata di 200 al quadrato più 196 al quadrato metri al secondo. Fate il calcolo, dovrebbe venire qualcosa intorno a 270-280, non so se corrisponde. E sul testo dice 281, quindi dovrebbe essere questo. Sì, prof. Nel testo dice 201 metri al secondo per la componente X, ma capite che si tratta di un problema di arrotondamento. Probabilmente, siccome era venuto 200,5, 4,5, io ho arrotondato per difetto perché era 0,49. Forse nel testo hanno arrotondato per eccesso, però i numeri sostanzialmente sono questi. Per quanto riguarda il fatto che VY ve lo dà come col valore positivo, è perché lui ha orientato l'asse verticale verso l'alto. Anche se è ancora un caso particolare, perché si tratta di un lancio in orizzontale. Nel caso di lancio in obliquo, un esempio potrebbe essere, senza andare ai proiettili, al lancio di un pallone su un campo da calcio. Viene dato un calcio a un pallone, il pallone si trova inizialmente qui, parte con una velocità iniziale diretta in obliquo. La traiettoria che viene fuori è una parabola. Uno dei problemi che si potrebbe porre è capire a che distanza il pallone arriva di nuovo a terra. Questa si chiama gittata e può essere calcolata utilizzando le equazioni del moto uniformemente accelerato bidimensionale, o più semplicemente viene chiamato moto parabolico, ma è sempre un moto uniformemente accelerato. La differenza rispetto a quello che abbiamo trattato adesso è che sulla componente verticale stavolta avete una velocità iniziale. E la componente orizzontale ha una velocità iniziale che non cambia, quindi stavolta il moto uniformemente accelerato verticale è un moto con velocità iniziale, quindi cambia qualcosa nelle equazioni, ma l'approccio da utilizzare è lo stesso. È un team di biologi, è questo qui. Ha applicato un radiocollare a un lupo in modo da monitorarne gli spostamenti. Il lupo si è spostato in 2,0 secondi da P a Q e voi avete un grafico cartesiano con sia ascisse e coordinate che sono posizioni, quindi quella curva rappresenta la traiettoria. Questa
Traccia in figura il vettore spostamento delta S, calcola il modulo di delta S e quello della velocità media Vm del lupo nell'intervallo di tempo considerato. Tracciare delta S unito P con Q. E Sì, io aspetta che poi in qualche modo ti seguo nel procedimento potendo disegnare in qualche modo. Allora, vado ad unire P con Q. Quindi questo è il vettore delta S, non so se lo state vedendo. portato verso destra fino a 8 tipo un tratteggiato e poi l'ho indicato con L. Allora, calcola il modulo di delta S e quello della velocità media V. Sì, per il modulo di delta S voi sostanzialmente dovete calcolare la distanza dei punti P e Q. Quindi tratteggiare effettivamente è utile. Se io vado a tratteggiare la distanza orizzontale e la distanza verticale, i quadretti vi possono aiutare. Vi accorgete che la distanza orizzontale va da 2 a 8, quindi sono 6 metri, e la distanza verticale andando da 4 a 6 è di 2 metri. Quindi avete quindi fatto la radice quadrata di 6 al quadrato più 2 al quadrato e esattamente. Voi la avete radice i di due 40. spostamenti, delta x che è 6 metri e delta y che è 2 metri. Fate la radice quadrata della somma dei quadrati e avete delta s. Delta s è uguale a radice di delta x al quadrato più delta y al quadrato, esattamente. Esattamente. Questo vi dà il valore della velocità media come modulo. È chiaro che si può arrivare alla stessa conclusione anche calcolando i valori della velocità media per componenti, cioè vx e vy, facendo il rapporto delta x su delta t, velocità media sull'asse x, e delta y su delta t, velocità media sull'asse y, e si può arrivare alla velocità media applicando di nuovo il teorema di Pitagora, cioè vx al quadrato più vy al quadrato. Vanno bene entrambi i procedimenti. Se tu fai delta s su delta t, arriva alla stessa conclusione. Questo metodo che vi ho proposto io è un pochino più lungo, ma vi fornisce delle informazioni in più, vi dà anche le componenti del vettore velocità e questo permette di capire come è orientato, chiaramente è orientato come il vettore delta S.